La conclusione del 14° Festival Internazionale degli Aquiloni è stata un trionfo di colori, allegria e valori positivi. Quest'anno la kermesse è arrivata nel periodo in cui cadeva la Giornata Mondiale dei Bambini, istituita da Papa Francesco. Molto suggestivo quindi il collegamento in diretta da Piazza Santuario di San Vito Lo Capo per seguire l'Angelus del Papa e il suo messaggio ai bambini di tutto il mondo. In questi giorni di festival il vento ha soffiato leggero, accarezzando i bambini presenti sulla spiaggia di San Vito Lo Capo e i coloratissimi aquiloni delle più svariate forme. Ogni forma che si stagliava nel cielo ha raccontato una storia, un sogno. Il festival ha visto una partecipazione internazionale di oltre 60 aquilonisti provenienti da ogni angolo del mondo. Tra questi c'era un giovanissimo partecipante castellammarese, Loris Benenati, di soli 9 anni. Un ragazzino con una storia toccante legata quasi a filo doppio con il festival. Il padre nel 2009 decise di diventare un aquilonista proprio recandosi al primo festival degli aquiloni. Loris nacque prematuro durante una delle successive edizioni. Per il primo anno di vita ha lottato per sopravvivere, poi all'età di 5 anni ha iniziato a curiosare tra gli aquiloni assieme al padre. Questa passione è cresciuta sempre di più fino a portarlo adesso a soli 9 anni a diventare un piccolo aquilonista. Una delle tantissime emozioni con il naso in su. Il festival ha offerto pure una ricca programmazione di intrattenimento tra musica, danza, arte e spettacoli teatrali. Siamo felici di essere ritornati. Il promotore dell'evento, essendo la 14ª edizione del festival, è Capitan Millera. Io sono l'organizzatore, ma tutto ciò è dovuto a Ignazio Billera, che è lui che ha portato il Festival Internazionale degli Aquiloni a San Vito Lo Capo, di cui io lo ringrazio per quello che ha fatto in tutti questi anni. Il nostro obiettivo è quello di farlo diventare un grosso evento, nel senso ampliarlo ancora di più. Le critiche sono molto positive sia da parte dei turisti che da parte anche di tutte le strutture, sia ricettive che di ristorazione. È un festival veramente eccezionale. Quest'anno ci siamo avvalsi di tanti aquilonisti che provenienti, adesso sono tornati gli aquilonisti dalla Francia, da Malta, da altri paesi europei, e quindi è ritornato ad essere veramente il Festival Internazionale degli Aquiloni.